imboccare senza indugi la via della decrescita per uscire dalla grave crisi che ha colpito l'Occidente. È questo il messaggio lanciato dall'economista Serge Latouche anche nel recente incontro di martedì a Bari. L'opposta della decrescita ha preso la forma di ciò che ho chiamato un'utopia concreta, l'utopia concreta delle 8 R. Quando dico un'utopia, va detto che si tratta di un progetto a lungo termine, di una società alternativa e che non è utopia nel senso che è una cosa impossibile, un sogno irrealista. No, è molto possibile se lo vogliamo. Entrando più nel merito dei rimedi, Latouche invita ad abbandonare totalmente il sistema neoliberista e rilancia due soluzioni economiche alquanto discutibili: tornare al protezionismo e far lievitare l'inflazione. Quanto al debito pubblico, dichiarare bancarotta. Sono convinto che non si risolverà questa crisi senza, sicuramente con loro, senza uscire da questo sistema neoliberista, di questa economia speculativa, dal neoliberismo. Per uscire da questa controrivoluzione neoliberista dobbiamo liberarci da due tabù che ci hanno imposto negli ultimi 30 anni, il mondo finanziario, e due tabù che sono il tabù del protezionismo e il tabù dell'inflazione. Oggi nessun economista, nessun politico ha il coraggio di dire che bisogna fare protezionismo e l'inflazione non è il diavolo, e soprattutto per finanziare i debiti pubblici, meglio l'inflazione che i prestiti. Ma per evitare la catastrofe di un'austerità deflazionista. Si può dire, in conclusione, che se l'analisi delle storture del sistema attuale sembrano ampiamente condivisibili, molti dubbi restano sulle soluzioni e sull'idea di far crollare l'Unione Europea, che semmai andrebbe invece rafforzata. Un giudizio ben più positivo, tuttavia, merita la via della decrescita se ci spostiamo sul piano dei comportamenti e degli stili di vita, che, appunto, suscitano grande interesse nel mondo della scuola pugliese. Un programma così sintetizzato da Nicola Dentamaro, artista contadino, come ama definirsi. La via della decrescita è un'arte di vivere bene in accordo col mondo.